E rieccoci con un nuovo episodio di Assassin's Creed Unity. Arnaud deve entrare dentro il palazzo. Introduciti dentro il palazzo. Una cosa che oggettivamente noi, per chi segue il canale, sa, lo sa, noi, per noi è un problema. Ogni volta che si deve entrare dentro un palazzo è un grosso problema. Innanzitutto però, benvenuti a tutti sul canale PG Passione Games, cosa che di solito dico all'inizio, ma oggi l'ho detta dopo. Perché? Perché sono molto preoccupato, di fare figurette in questo video, in quanto quando devo entrare dentro il palazzo trovo delle grossissime difficoltà. Innanzitutto la freccia, vedete lassù a sinistra, 52 metri, mi dice che sostanzialmente l'ingresso mio dovrà essere aereo, quindi non posso entrare, non dovrò entrare per altre vie, ma dovrò utilizzare, diciamo, una finestra. Quindi cerchiamo di non farsi beccare dalle guardie e cominciamo la puntata. Allora, innanzitutto, tanto l'audio l'ho messo volutamente un po' più alto del gioco, perché la volta scorsa, tanto c'è la guardia che sta arrivando, cerco di sfruttare il meno possibile diciamo, l'occhio dell'aquila, perché ci deve far comodo al Ci momento sono tutti, opportuno. Allora, vero? c'è sempre la guardia lì. Cerchiamo di farla andare via. Sono 36 metri, poi bisogna salire. Ok. Tanto bellissimo, vedete il colpo d'occhio dei fuochi d'artificio. Veloce, 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 veloce! Andiamo lì dentro. Facciamoci un salto giusto per educazione. Sono stanco. Come vuoi. Infilati. No! Oh, via, ce l'abbiamo fatta. Ora siamo dentro. Ora bisogna stare attenti, eh. Trova Elise. Lo so, la devo trovare Elise. Ora, però qui c'è pieno di gente, attenzione, eh. Sono stato già in grado. Allora, movimento silenzioso, chiudi, sì, ok. Per chi è questa festa, però? Chissà. Servirà solo a dare lustro alla signorina della sera. Ok. Vai, veloce, 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 in silenzio. Allora, quando va, questo se sta lì ci becca. Che non si deve andare? Se andrà di là e ci becca se sta lì. Ma e rimane lì? Dai, su, ma se rimane lì ci becca per forza. Ci beccherà? Proviamo? Ma lui non ci va da nessuna parte. Va davanti al fuoco. Oh, via. Ragazzi. Belle, diciamo, scene. Allora, qui che c'è? Vediamo un po'. C'è l'omino. Stiamo attenti, eh. Lui come si fa? Qui lo vedo. Allora, anche lì, dove mi posso, diciamo, mi potrei ovviamente nascondere. Qui c'è tavolini, ma sotto tavolini la vedo molto difficile. E se lui rimane così tanto, non si muove. Allora, non si muove perché molto probabilmente devo fare la mossa io. Allora,
ora del cambio. Allora, ci siamo messi, non ci vede, cosa che secondo me mira sinistra per cambiare di paro. Ok, come a sinistra. Ma guarda quella, le sue scarpe costano un mese di paga. Mi vede? Allora, qui la stanza c'è. Vai. Non è vero. Invece sì, lo giuro. Avevo un uccelliere nella sempre di colore. Allora. Mi farai entrare se scendo? Cosa? Certo che no! Beh, dato che lo stesso, allora resterò qua su. Beh, ce l'abbiamo fatta, con un po' di difficoltà. Oh, grossa difficoltà. Ok, allora, non bisogna andare a dritto. Ci vedremo dopo in giardino, sì? Certo. Ci sono tutti stasera. Non ricordo l'ultima volta che ci siamo trovati tutti insieme. Deve essere stato per quell'affare con... Preferirei che non ne parlassimo più. Sì. E dov'è? Diciamo andare sulle uniche porte aperte. Oh, questo. Quando ci sei messo? Una vita di un uomo? No, non so. Mi concedete questo ballo, bel giovane? Sì. Eccola lì, il nostro obiettivo, la nostra grazie. Donzella. No. Ragazzi, il suo cuore rapito. Allora, non lo scelgo. Si sarebbe riportato. Accedi al database, allora, sì, vabbè, riprendi mappa, seguila. La chiami Maria? Certo, hai visto? Seguila, corri, amore mio. Deve correre, ho capito, ma... Va pazza per gli inseguimenti. Dove è andata? Oddio. Usato parecchio fermento, direi. Che devo dire? Eri un cattivo esempio. Oh, eri tu il peggiore. E là là! Indossi uno degli abiti di papà. E tu indossi un abito? Ah, non cominciare. Mi sento una mummia rinchiusa qui dentro. Deve essere un'occasione speciale, allora. No, per niente. A dire il vero, è tutto così pomposo e mondano. Una noia. Vedi, quando non mi inviti alle tue feste finisce sempre male. Ho provato, ma papà non voleva. Davvero? Ma io... Aprite! Vai, li distraggo io. Cosa? Mi stai cacciando? È complicato. Ti spiego dopo, ma ora fuori dalla finestra. Oh, no, non andrà a finire come quella volta al Meleto. Non fare il bambino. Sono sicura che non c'è nessun cane da guardia stavolta. Va! Cielo, ma non è la stanza del biliardo, vero? Non avete visto?
Devo scendere. Allora, la uscita qui. Le porte, se sono chiuse, sono chiuse. Occhio, c'è le guardie, non mi ha viste. Allora, A. No. Sto muovendo, cioè io non ci gioco per un po' di tempo e trovo delle difficoltà. Vabbè, capito, vai. Potrei essere alla festa. Ma no. Che spreco di te. Non c'è nessuno. Ecco l'altro. Oh. Chi dove usci? Andava giù. Oh, abbassati! Allora, mettiamoci di là perché non vedo. C'è quella guardia e qui siamo. E bisogna andare. Quella porta lì è chiusa. La porta aperta è quella laggiù. Ma lì ci becca lui, per forza. Dici, non ci vedi? Non ci vede? Chi diavolo dovrebbe venire qui? Scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe. Ci ha beccato. Ci ha beccato, ragazzi, perché chi era? Boh, accidenti. Scappa, scappa, no. Dio benedetto, ci hanno spappato. Ah, come è sceso? Il ginocchione, brutta sta uccisione. Non si ricomincerà mai da capo, no, Da capo no, sono stato poco lesto, devo essere sincero. Dove siamo? No, da capo. Ma no! No, no! Giù, giù! No! Ragazzi, sto facendo veramente schifo.
diavolo dovrebbe venire qui? Scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe. Dai. No. No, via. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Sì, però uso malissimo. Addio, Ade. Aio! Addio. No, l'hanno ammazzato. Signor della Serre. No, il della Serre l'hanno ammazzato, ragazzi. No, io volutamente non leggo la trama, se non qualche indicazione. O chi è stato lui? Aiuto! No, me l'arrestano. No, me l'arrestano. Hanno ammazzato il suo, diciamo... padrone, anche se brutto questo termine. Visione della serra. Ricordo completato. Sequenza 1 di ricordo, società, ricordo completato, indicare progressi. Vediamo un po' progressi, ne siamo arrivati. 1%. Totale sicurezza. Visione di giocatore singolo 2%. Difficoltà bassa, giocatore 1 massimo, altra società. Riprendi. Alla storie. Ah! Allora, missione 25%, sequenza 1. Ah no, credevo che... missioni varie 3%. Ok, continua, ovvio. Allora, continuiamo. Ora ci hanno arrestato sostanzialmente. Molto lungo, questi giochi, ragazzi. Io, come vi ho detto, mentre sta caricando, due chiacchiere vanno fatte tra amici. Come sapete, io ho preso anche Origin e mi piaceva incominciarlo, però ho voluto fare un passettino indietro con Unity e non vorrei sovrapporre le due cose, ma può anche essere, perché se io aspetto che ho finito Unity, cosa che, come sapete, io le serie le apro, poi pochissime le concludo, forse una, due, ma sono tutte roba tipo la Master con una squadra, quindi insomma non è che siano... storie tipo questi games, quindi se aspetto che finisco Unity divento, mi vengono capelli lunghi, cosa che è molto improbabile, perché è più facile che diventi un Kojak, no? Magari i più anziani lo conoscono, il personaggio Kojak, cioè praticamente pelato, muto albano, ecco, forse lo conoscono un po' tutti, che non mi vengono capelli lunghi, però... Tanto andiamo avanti, poi prossimamente cominceremo anche Origin per vedere un attimino anche com'è la storia, magari le faremo un parallelo. E... questo è un po', diciamo, il mio obiettivo. In attesa di. Intanto vedete, siamo nelle carceri. Mentre appunto in attesa di aspettare qualche titolo della saga Assassin's Creed su Game Pass, cosa che molto probabilmente nel 2021 la vedremo apparire, dai rumors che ho sentito, ci potrebbe essere l'idea. Tanto lui tutto nudo, bello, ogni tanto si vede qualche cosa di più piccante in questi giochi ovviamente che hanno una storia, hanno un perché, sono molto lunghi, a me piace qualcosa magari un po' più breve, però insomma ragazzi, poi ci sono tutte le missioni secondarie che le abbiamo fatte noi, magari i primi tempi per imparare i comandi abbiamo fatto le missioni secondarie. Ok, tanto ritorniamo alla nostra storia, dai, facciamoci altri 20 minuti con Arnaud che è in carcere, quindi per un delitto che non ha commesso, si è trovato nel punto sbagliato al momento sbagliato. Intanto vediamo cosa succede. Allora, un po' di storia. Ok. Volutamente oggi ho lasciato il mio faccione, perché così vedete le espressioni. Allora, quartiere Arsenale, sei in una zona vietata. Occhio della, riparati, accedi al database. Accediamo al database. Allora, il villaggio è Quartiere di Marais, al centro di Parigi, visto il momento di gloria del 600. Un po' di storia che non fa male. Quando molti nobili vi si trasferirono, trasformando in una zona di lusso. Nel 700, tuttavia, gli aristocratici iniziarono a sposare i nuovi Faubourg Saint-Honoré e Faubourg Saint-Germain. Saint-Germain, forse qui la mia compagna, che è altamente qualificata nella lingua francese, mi avrebbe sicuramente bacchettato e lei avrebbe parlato di me. Ma non vuol venire con noi, poi ce la porterò più. Ma poi, come ho portato Mimì, porterò anche la mia compagna. Ciò nonostante, il Marais mantenne la sua immagine di quartiere chic, e pertanto, quando scoprì la rivoluzione
Française, la folle frucita si dedicò al distruggere il sistema dei sistematica dei dei molti com'è? Quando non riuscì più casino a caccia di cancello sangue torna all'edificio, va bene, dai, riprendiamo. E sotto, allora, noi siamo qui. Ciò che desideriamo, ciò che sentiamo, e ciò che noi stessi pensiamo, crediamo che lo pensino anche. Che le calci, ragazzi, c'hanno i dettagli. Allora, vediamo un po'. Oddio, è mostruoso. Vai a dormire, vai. Sangue, non va a dormire. Comodo, palla cinese, quello sì. Romantico, momento di romanti. Ah, credevo ci fosse la fotografia di della Subella. Invece no, guarda che ore sono. Perché? Ma cosa te ne fai? Lì le ore passano senza fare praticamente niente. Fatti una pedichella, giù. Buonanotte al nu. Salvataggio in corso. Yeah, siamo andati un pochino avanti, via. Sti 20 minuti sono stati più, come posso dire, più produttivi, magari tanti altri 20 minuti passati. Addio. Questo chi è? Da dove l'hai preso? Ai ai. Non sono dell'umore. Ridammelo! Eccoci. Prendilo pure. Se ci riesci. Botte? Prepariamoci. Dagli una lezione. Allora. Acchiappalo. Vogliamo il sangue. Mia mamma colpisce più duro di te. Boia. Non farmi perdere tempo, idiota. Bello. No. Bel colpo, idiota. Vediamo se ti sai anche difendere. No. Quanta fatica per un rottame. L'unico rottame che vedo qua dentro sei tu. Ripetilo. Non aggiungerò altro, vecchio. Difendiamoci. No. Ridammi ciò che è mio. Ce l'ho fatta, e torna i tuoi disegni, vecchio pazzo. Disegni? Quelli sono ovunque. Hai inciso tutte le pareti della cella. Qua. Ma dov'è? Vieni qui, idiota. Togli quelle mani. Guarda il muro. Che fai? Concentrati. Concentrati. E mi per attivare l'occhio dell'aquila. Poi d'aiuto ce la dà a questo gioco. Messaggi del passato. Mi sono fatto gettare in tutte le prigioni di Parigi per trovarli. Come ti chiami? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Victor. Ma certo.
Pierre Bellec. Conoscevo tuo padre. Tutte balle. È morto a Versailles. Quando è stato? Nel 76? 77? Dicembre, mi pare. Niente testimoni. Come fai a... Tuo padre era un assassino, Arnaud. Ha dato la vita perché l'umanità fosse libera. Resta con me e forse potrai unirti alla confraternita e onorare la sua memoria. Senti, di certo il vostro piccolo culto è nobile, ma non mi interessa. Io voglio solo trovare Elisa. E come pensi di farlo, rinchiuso qui? Bella storia. Due mesi dopo. Wow. Ancora. Concentrati, idiota. Che succede là fuori? I cittadini si ribellano. Sta pronto. Potremmo avere la nostra occasione. Bellissima puntata, ragazzi, A volte occasione fa rima con cannone. Occhio ai prigionieri. Su, seguimi. Ok, seguiamolo. Veloci. Dove? Oh, sbagliato. Allora. Veloci. Prigionieri, contro il muro. Con quale autorità? Sapevo che sarebbe finita male. Silenzio. Indietro. Morti. Vai. Andiamo via da questa fogna. Vai. Ehi, sono troppi. Corri più che puoi. Qualsiasi cosa accada. Fatemi uscire. Resiste, Damian. Arrivo. Vieni lontano, idiota. Uno mi accoltella. Mi strangolo io stesso. Pensi di potermi seminare? Io volo. No, no. No. Ci ha ammazzato. Porca miseria. Era troppo bello. Dove ci fa ricominciare? Dove ci fa ricominciare? Peccato, ragazzi. Era troppo bello. Se uno mi accoltella, ti strangolo lo stesso. Bellec, la porta è aperta. Non ancora. Abbiamo un problema. Abbiamo una soluzione. Grande. Bellec! Con calma, Bellec! Allora, ma sono mai utili, Bellec. Oh, ci ho provato, ragazzi. Ci si riesce. Porca. Troppo, bisogna scappare probabilmente, non lo so.
Due lo ammazzate, ma tre mi circondano e l'altro mi dà una mano. Come si fa? Se uno mi accoltella, ti strangolo io stesso. La porta è aperta. Ancora. Abbiamo un problema. Grande. No, no, non correre per colpa mia. Stai scherzando. No! Devi scorrere! No! No! Allora... No... Dove? Fuoco! Fuoco, diamine! Occhio ai prigionieri! No, via. Prigionieri, nelle vostre celle! Prigionieri, alto! Fermi, dove volete andare? Gettate quelle armi! Vaffanculo. Giù le armi! Sono troppi! Dov'è? Con tanta fatica, eh? Aspetti, idiota! Ora salta! Sì. Cosa? La prigione ti ha reso pazzo, vecchio! Ci aveva già pensato il vino tempo fa. Ora vieni qui, forza! Io non... È impossibile! Impossibile! È alla portata di ogni assassino, ragazzo! Ma io non sono un assassino. Per ora. Quando finirai di ragionare con il culo, vieni da noi. All'espressione. Pareresti morto. Addio, idiota! Boom! Tu, allontanati dal bordo! Merda. Siamo tuffati. Ma vola? Ok, comincia ora. Assassin's Creed Unity diventa un assassino. Siamo all'inizio. Quanta vita. Bello però. Dai. Siamo un po'. L'audio forse
è stato superiore al mio vocione, quindi dopo il faccione c'è anche il vocione. Ragazzi, è stata una puntata, è una puntata molto interessante, qualche errore lo facciamo, ma sto trovando difficoltà a usare il pad, non lo so come mai, un po' di difficoltà oggettivamente lo sto usando, forse perché non giocandoci praticamente sempre a questo gioco i comandi mi danno un po'. Tanto sta caricando, ragazzi, approfitto di ringraziare tutti i ragazzi che si sono iscritti, e oggettivamente sono un po' soddisfatto, un po' tanto soddisfatto, ovviamente. Comunque, torniamo alla storia, dai, torniamo alla storia. Allora, siamo volati, siamo soli ora, alziamolo un pochino. Cerchiamo di portare avanti la storia e meno Elisa, le missioni secondarie. Allora, che benvenuto. Dopo quel che è successo, devo stare attenta. Elisa, è un piano rivoluzione francese, ricordiamocelo, di mio padre. Elisa, ti prego, non crederai che abbia ucciso il signor della Serra. Tuo padre non era l'uomo che credevi, e nemmeno il mio. So benissimo chi era mio padre, Arnaud. E so chi era il tuo. Immagino fosse inevitabile. Tu un assassino, io una templare. Wow! Tu? Ti stupisce. Mio padre ha voluto che seguissi le sue orme. Ora posso solo vendicarlo. Te lo giuro, non c'entro niente con la sua morte. Invece sì. No. No! Sulla mia vita, giuro che non... Ma è... La lettera che mio padre doveva ricevere quel giorno. Leggila. Gran maestro della Serre, ho appreso dai miei agenti che un uomo del nostro ordine vuole uccidervi. State in guardia all'iniziazione questa sera. Non fidatevi di nessuno, neppure dei vostri amici. Che il padre della comprensione vi guidi. Elle. L'ho trovata sul pavimento della sua stanza. Sigillata. Non lo sapevo. Nemmeno mio padre. Come potevo saperlo? Vattene. Ti prego. Ottima storia, ragazzi. Quindi, praticamente... La Fred sapeva che qualcuno lo voleva uccidere. Ora non ho capito se la nostra donzella si riferiva a Arnaud, il quale Arnaud viene, diciamo, da una famiglia di assassini, se no ovviamente il titolo Assassin's Creed dove andava a riferire. Però io, leggendo anche sui social, questo gioco ormai appunto non è recente, lo sapete, ha 4-5 anni, quindi ci sono tanti articoli sui social, ma anche sui vari canali YouTube. Non so appunto quando Arnaud diventa effettivamente un assassino, se questa era la fase, non lo so. Comunque, continuiamo la storia, bellissima storia, ovviamente come tutti gli assassini qui sono belli, un po' difficili, almeno per me sono facilissimi. Allora, questo è l'orologio del padre che rappresenta qualcosa, ovviamente. Premi per attivare l'occhio dell'aquila. E questo cosa diavolo significa? Parigi è ora aperta. Puoi esplorare la città o giocare la prossima missione per giocatore singolo per continuare la storia del Arnaud. Allora, io volevo continuare a studiare noi, però ragazzi, io direi questo video lo terminiamo qui. Ci vediamo alla prossima episodio, che non sarà lontanissimo, ve lo dico, perché abbiamo avuto
un po' a che fare, no? Abbiamo dovuto portare avanti altre serie, però io voglio andare avanti abbastanza con Unknown in maniera tale che poi si possa incominciare in parallelo anche Origin, l'altro titolo ambientato nel periodo che a me piace di più. Piace molto anche questo periodo, però a me piace molto i romani, piace molto l'antichità, piace più l'antichità, devo essere sincero. E ho preso Origin a seguito appunto di questo e non Odissei, che appunto parla un po' di perché appunto volevo un attimino esplorare anche il gioco su ambienti un pochino diversi. Quindi questo titolo lo portiamo avanti per un altro po', poi parallelamente apriremo anche il capitolo e la saga, diciamo le serie con Origin. Quindi io direi ci salutiamo, ma registrerò subito dopo un altro episodio di un'altra mezz'oretta per andare avanti con la storia. Quindi ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Arnaud e i suoi compagni, che ripeto, sarà molto vicino come pubblicazione a questo. Ciao!